Prego. Mister, primo tempo, credo si possa dire tranquillamente Ternana più pimpante, più pericolosa, meritatamente in vantaggio. Secondo tempo, un grande Iannarilli ha tenuto a galla la Ternana, i cambi suoi hanno garantito maggiore equilibrio, anche possesso palla e occasioni. Quindi le chiedo se ritiene giusto questo 1-0 a favore della Ternana. Il primo tempo è stato molto generoso lei. Secondo me c'è stato 10 minuti di Ternana e poi dopo c'è stato 80 minuti di Ravenna. Credo che ai miei non posso rimproverare niente. Mi fa arrabbiare il fatto che, al di là che sia fuori gioco o meno, il fatto che il guardialino fosse proprio fuori posizione. Io ero in linea, lui era 10 metri oltre di là, non può mai vedere se è fuori gioco o meno. Quindi non discuto che sia fuori gioco o meno, che non me ne frega niente. Discuto il fatto che lui è fuori posizione e questa cosa mi sembra inammissibile. Per quanto riguarda la partita, credo che noi non meritassimo minimamente di perdere questa partita, anzi, gran parte della gara l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo condotta con equilibrio, con intelligenza, con merito, siamo venuti qui a giocarci la nostra partita, volevamo portare a casa un risultato importante che ci permettesse di migliorare la nostra classifica, visto che quest'anno veramente stiamo facendo qualcosa di importante. E anche oggi tutti i tanti giovani che sono andati in campo hanno dimostrato il proprio valore, e la cosa che mi piace di più è questa voglia e questa volontà di voler dimostrare ancora di più quanto valgono. Quindi sono contento della prestazione, mi dispiace che il risultato sia negativo, però il calcio è fatto anche di queste cose. Abbiamo preso la traversa, abbiamo Iannarilli. Che Iannarilli sia bravo non lo scopro io, fosse bravo Iannarilli lo sapevamo, ma questa squadra è brava, è la Ternana. Credo che singolarmente presi uno per uno siano, ribadisco che siano la squadra più forte del campionato. Se però hanno 14 punti, oggi ne hanno 11 meno di noi, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Quindi bisogna capire perché e per come, non sta a me. Io sono contento della mia squadra, di quello che ha fatto del campionato. Soprattutto che questa partita comunque l'abbiamo giocata come dovevamo giocarla. Con le tante assenze sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà, però siamo stati bravi a superarle, a darci da fare, a cercare soprattutto di mettere in piedi una partita che dopo un minuto ci vedeva soccombere. I playoff, mister, ci arrivate con molta serenità, con molta freschezza, secondo me, no? Senza particolari problemi d'animo, può essere anche una carta importante per giocare da questo punto di vista, no? Sì, ma non lo so cosa sono i problemi d'animo per fare i playoff. Noi ci vogliamo andare da protagonisti, non vogliamo andare a fare la comparsata. Certo. Quindi noi andiamo ai playoff per giocarcela. E chi partecipa ai playoff deve partecipare per vincere, non deve partecipare per andare in vacanza. In vacanza andiamo al mare. Io, quando la mia squadra va in campo, voglio che vada in campo per vincere tutte le partite. Quindi noi siamo una delle 28 squadre che lotterà per vincere e vogliamo essere protagonisti. Altre domande? A posto? A posto. Grazie.